verticale su cui è fondato il nostro futuro, è ciò che ci serve per andare avanti. E soprattutto, e questo ci tocca molto da vicino, la cultura e la lettura sono fondamentali per la crescita sociale ed economica del nostro paese. La serata di oggi è un omaggio che il festival fa al territorio che la ospita e nasce da una sinergia che lo fa girare. E ci sono certamente due ringraziamenti da fare, tra quelli precedenti, che sono per il circolo di lettori del Gerazzo, che animerà la serata dando voce ai classici che hanno raccontato la storia romana, e poi a Giuseppe Pippone, che l'elemento conduttore per perché effettivamente senza l'apporto di tutte queste persone non sarebbe stato possibile fare quella che ancora oggi è una promessa, come vedrete visitando la Bibbia. Mi scuso, l'ho fatto anche l'anno scorso parlando a Palmavera, non è una cosa ritorica. La mia voce non è delle più melodiose, vi dovete accontentare perché è quella che mi è rimasta, quindi ho fatto qualche incidente nel percorso. Cercherò di essere il più chiaro possibile. Allora, le linee marittime non sono leggi un nome tipo Forza Melana. La linea marittima serve all'istituzione romana dal primo secolo d.C. in poi, era soprattutto un modo di autorappresentarsi, un modo di rappresentare se stessi in una dimensione ideologica e intellettuale molto molto raffinata e sofisticata. Queste linee marittime si sono cominciate a costruire intorno ai primi decenni del primo secolo avanti. Prima i romani conoscevano la linea russa, la fattoria, quella della Vicenza, quella della Cincinnati, quella della Vicenza, quella diciamo frugale, dove si lavorava la terra assieme con le persone. Ad un certo punto c'è stato un tale afflusso di richiesta a Roma che il regime di Roma è andato completamente, determinato ovviamente dall'impero, determinato da tutto quello che arrivava a Roma, dal Bocchino, dal Ventura, dalle enormi società tesiere, e ad un certo punto è stato probabilmente per l'effetto di una educazione dei greci, hanno cominciato a costruire le case su due denari. Questi sono affreschi molto noti, sono affreschi di linee pompeiane e le linee di due o tre generazioni, tutta la foto della costiera meridionale alla Campania è diventata, è stata costellata di queste straordinarie linee ricchissime, costosissime e sempre più lussuose e raffinate. Ma i romani, la società romana che li abitava, e noi abbiamo anche nomi di tutti quelli che abitavano gran parte di queste case, la società romana che li abitava, come dicevo prima, voleva rappresentare se stessa
in modo tale da in qualche modo legittimare il suo ruolo di comando, il suo ruolo al potere. Quindi descrive la ditta Sestriere come una ditta dedita agli studi, alle letture, alle conversazioni botte, alle riunioni familiari che si parlava di filosofia. Basta leggere qualche lettera di Cicerone per capire che quello era il modo in cui questi signori amavano da presentarsi. Cicerone ha una frase che spiega tutto, molto di questo. Cicerone parla della pratica di quello che definisce l'ossium con un dignitato, l'ossio con dignità. Mentre traduco la parola dignità, mi viene in mente che ormai non si può più usare, perché ha significati che non sono esattamente quelli che Cicerone immaginava. Quindi manteniamo la parola latina dignità, così ci sappiamo meglio. Ma l'ossio non era l'ossio. L'ossio era il riposo, operoso, appunto, intelligente, dedito alle letture, alla una di bellissimi giardini, delle biblioteche, alla cultura, eccetera, che l'aristocratico romano, l'uomo di governo, si meritava perché aveva raggiunto la dignità facendo quello che facendo quello che era il suo governo e il suo compito. Quindi chi aveva la dignità che veniva da aver investito grandi magistrature, poi ovviamente poteva anche dedicarsi ad un occhio che non era occhio. Cicerone scrive in Repubblica, il trattato sullo Stato in una sua villa, ne aveva tre Cicerone in Campania, ambienta in altri suoi libri, ambienta alcune sue ambientazioni di dialoghi suoi, eccetera, e questa rappresentazione di questa, che non è ipocrisia, è una parte della loro vita, del loro stile di vita, noi la vediamo molto bene in alcune letture che adesso i nostri amici faranno, perché molto meglio di me loro sapevano spiegare come vivevano. Quindi cominciamo da Plinio il Giovane. Sarai di stupirtene quando avrai conosciuto l'incanto della villa, la felice scelta del posto, l'estensione della spiaggia. Il paesaggio si presenta vario da una parte e dall'altra. Infatti, ora la strada viene stretta da boschi che le si fanno incontro, ora si snoda e spazia in mezzo a prati a perdita d'occhio. Si comincia con un atrio, sobrio ma dignitoso. Viene poi un loggiato che si incurva a somiglianza di una villa, delimitando tutto all'intorno un cortile, piccolino ma grazioso. Di rimpetto al suo centro si stende un ridente cortile coperto, poi una strada pranzo abbastanza bella e si protende verso la spiaggia, e quando il mare è battuto dagli becci viene dolcemente sfiorata dalle ultime lingue dei flutti ormai smorzati. Da ogni parte ha delle porte o delle finestre, e così si potrebbe dire che offre la vista di tre mari. Alle spalle guardo il cortile coperto, un lato del loggiato, il cortiletto, l'altro lato del loggiato, poi l'atrio, dei boschi e lontano, l'orizzonte, le montagne. Il giardino è tutto rivestito da una grande quantità di gelsi e di fichi, dato che quel terreno è straordinariamente libertoso per queste due piante, mentre è invece piuttosto rischio a tutte le altre. Non ti pare dunque che io abbia fondate ragioni per fissare la mia residenza in questo ritiro così affrettato, così sognato, per esserne innamorato? Se tu non te ne senti un vivo desiderio, sei davvero un cittadino incorreggibile. E speriamo che questo desiderio se lo senta da bene. Questo è un mostrato di una lettera molto più lunga, di una lettera che è il giovane, un tipo di rappresentante degli abitanti di questo mondo. Un uomo che ovviamente anche un intellettuale, ma soprattutto un uomo che
ho vissuto esattamente nello stesso periodo in cui è nata la nostra vita di Sant'Ambrogio. Un giovane aveva un amico, figlio italico, che ormai non ricordo più neanche chi era il suo vicino, era un poeta mediocre, che ha scritto un sacchetto di libri con le continuazioni degli eleni dopo la guerra nubarica, e era amico di Melone, non era un finto di santo, ha fatto anche della cosa con Melone, però era un grande intellettuale, e allora Pino lo descrive in un'altra lettera mentre va a morire nella sua bellissima residenza marittima, nel secondo caso che io. In questi ultimi tempi, spinto di vanità, si era ritirato da Roma ed aveva fissato la sua dimora nella campagna, dalla quale non si mosse neppure per l'arrivo del nuovo principe. Possedeva parecchie ville nei medesimi luoghi, e quando si infervorava per le nuove, trascurava le vecchie. Dovunque aveva molti libri, molte statue, molti ritratti che però non si accontentava di avere, ma che anche venerava, ponendo dinanzi a tutti gli altri quello di Virgilio, di cui celebrava l'anniversario della nascita con una religiosità superiore a quella che dedicava al suo proprio. E ciò soprattutto a Napoli, dove soleva recarsi al suo sepolcro come ad un tempio. Che è il rapporto con la natura. I romani forti avevano con la natura un rapporto molto diverso dal nostro. La natura era una natura, la natura era una figlia, era una faceva paura, che era ovviamente un uomo naturale molto potente, eccetera, e allora costruire residenze come queste, con bellissimi giardini, bellissimi parchi, significava per loro domare la natura, intimidire la natura e quindi fare un'opera estremamente importante dal punto di vista della qualità della vita romana e fondamentalmente anche controllare la natura stessa, rendere gradevole, scavavano montagne, facevano gallerie, hanno fatto lavori estremamente imponenti, compiono una follia per costruire un enorme canale, un ponte per andare da una villa all'altra, come aveva il precedente lui, e in una lettera ironica Cicerone dice: compero quello di essere certo, perché certo, come forse ricorderete, era fatto costruire un ponte di barche enorme per far passare centinaia di migliaia di uomini su del campo per mandare la vita. E facevano lavori di questo tipo per creare un ambiente particolarmente, non solo gradevole, ma anche per affermare il proprio dominio sull'ambiente. C'è un impatto di influenza sempre nel primo tempo del fatto un po' diversi da quella persona. Quante meraviglie! Dovrebbe ammirare prima cosa la natura del luogo o il talento del Signore. Questa parte della casa è posta oriente e prima di iniziare. Quell'altra, l'attrazione quando tramonta, e anche quando il sole è sotto l'orizzonte, non rinuncia la luce, allorché già stanco il giorno e le spirombe della montagna scendesse il mare e le costruzioni della villa si spettano tremolanti nelle strade cristalline. Il passato della villa freme per le vibrazioni del mattinale. Quello non sente il rumore di tutti e preferisce il silenzio della terra. Alcune parti sono favorite dalla natura, altre, invece, soggiacciono, vinte, alla mano dell'uomo e si lasciano docilmente passare vivi ad essi innocchi. Ricordare numerosi punti di osservazione e la vita mondanica degli studi, ogni
appunto, offre un cielo di monito e un'istanza alla sua vista del mare. E oltre alla distesa di un euro, a ciascuna finestra corrisponde un triangolo di terra. Una guarda a sinistra, un'altra si vede la rossa crescita, di qua si profila lo sfigura del grande estero, di là nevica, circondata dal mare, che respira una frizione inclinata. Un solo ambiente, tuttavia, uno solo, si leva più alto di tutti quanti gli altri, da cui la vista si spinge lontano, in linea diretta sulla distesa del mare, di là si vede Napoli. Ma questo è solo un aspetto appunto di altro della presentazione. Noi abbiamo quasi sempre soltanto quelli che si dicono sempre quelli che si vedono, quindi non è normale. Ma vi è anche una reazione a questo eccesso di lusso che diventa stravagante, come vedremo tra poco, che nasce anche per ragioni politiche. Sapete bene che la tradizione romana ha sempre in qualche modo valorizzato, come dicevo prima, i contadini. Catone diceva, dai contadini nascono buoni soldati. I contadini è quello che ha fatto l'impero romano a mano in battaglia. E quindi è importante, modesto, frugale, sapete bene tutta la negozia, sulla frugalità romana. Quando c'è nel primo secolo avanti Cristo il problema del ritorno alla terra, perché ci sono centinaia e migliaia di soldati da mandare in campagna per trovare la terra perché non possono continuare a combattere, perché vedete i civili sono finiti, Augusto si trova con 53 legioni e ne tiene 26, che deve impiegare 100.000 persone e mandare a vivere in campagna. Allora c'è la riscoperta del valore della terra, del valore del contadino romano che è quello che in qualche modo è prezioso per la società, perché stabilizza la società, perché è quello che la tradizione romana ha sempre valorizzato. Allora noi vediamo che ad un certo punto c'è una critica molto radicale all'eccesso di lusso di questi residenti, che si comincia a pensare, ma in fondo queste sono tutte cose che non producono assolutamente niente, mangiano soldi e basta, quindi sono amorali, corrompono lo spirito, corrompono lo Stato. E Vasone, che scrive il trattato sulla dittatura, punta il dito proprio su alcune di queste cose. Si preoccupava che i suoi pesci bevessero acqua fresca.
poi stava costruendo vicino a Baia, si lasciò prendere da tanta pressione da permettere al suo architetto di dare fondo anche a tutto il suo denaro, purché facesse un canale sotterraneo che mettesse in comunicazione le piscine col mare e gli costruisse una diga, sicché la marea potesse entrare e rifluire due volte al giorno, dal primo quarto di luna fino al prossimo novilunio, e rinfrescasse le piscine. Qualcosa che altrimenti sarebbe molto difficilmente comprensibile in un luogo totalmente isolato come questo. C'è un altro fatto molto pregnante, diciamo. Ora si chiedo tra, al contrario, per avere una villa in città più grande, più luminosa possibile, e gareggiano con quelle di Mitello e di Lucullo costruite con gravissimo danno dello Stato. E perciò si adoperano, perché le loro sale da pranzo e stile siano esposte al fresco d'Oriente e quelle d'inverno al tepore d'Occidente, invece di preoccuparsi, come gli antichi, da quale parte la cantina o la cella dell'olio dovesse avere le finestre. Perché in una cantina il vino richiede per le botti una temperatura più bassa, per la cella olearia ci vuole una temperatura più elevata. Similmente, se c'è un colle e non sussiste alcun impedimento, bisogna vedere che la villa sorga di preferenza lì. Vediamo l'ultimo, così vediamo l'oro, questo è un passo di Pino il Vecchio, Rodrigo di Pino, molto meritore di Rubio, che nella sua storia naturale parla dei testi dell'opera cultura e racconta anche dei tesori, il mio terreno, molto grazie. Quindi si diffuse la passione per distinguere i testi. Il suo bagno, nella parte verso Bella, ebbe una piscina europea, in essa teneva una murina amata da lui e poi finito, che si chiede di quanto periodo in me. Una medesima villa, un foglio, moglie di Grigio, quindi l'irrettina di una morena la sera impressionata. Per la fama che dà questa cosa, parecchi e liberare in giudizio di Bari. Allora, tutta questa rappresentazione è ovviamente un contrasto lentissimo con l'altra presentazione che i proprietari del mondo si fanno del loro stesso e del loro modo di abitare. Noi ci troviamo il problema delle, che cosa erano in realtà queste due, non erano solo i luoghi ideali, perché poi questa è la gente che determinava i titoli, in politica, eccetera, non erano luoghi soltanto per studiare la filosofia, alcuni cercavano di guadagnarsi, per esempio un tale Ennio, di cui non facciamo altro, ad un certo punto per i clienti che c'erano a celebrato a Roma nel 45 l'ha mandato fino a Murillo, per esempio. Un altro è questo oggetto, lo ha altamente valorizzato la sua tessiera, che è riuscito a vendere la villa per un certo risultato, quindi non è che effettivamente non pensassero al guadagno. Quello mi ha posto il problema di a cosa servivano veramente se potevano in qualche caso ricadarsi o meno. L'aspetto importante che riguarda, adesso passiamo alla villa di Sant'Eugenio, è perché una villa in questo posto, perché una villa così raffinata e così ricca,
è una cognita come la sardegna, che non è una cognita particolarmente vita, particolarmente appetita, diciamo, dalle cognite. Queste sono alcune delle cose fatte prima che tanto della villa venisse riscoperta per metterla in sicurezza, e si vede l'impianto della villa. La villa è stata costruita tra la fine del primo secolo e il secondo secolo, nel momento di massimo splendore, è andata avanti fino al quarto secolo. Abbiamo anche degli mosaici del quarto secolo del Cristo. Consisteva, qua si vede una bella fotografia, una parte è finita in mare ed è una parte molto consistente, c'è un bellissimo mosaico che è completamente sparito, che è quasi subacqueo a questa testa che è portato in mare, che è vuoto, e questa è la pianta che adesso è mia mostra. Allora, si vede abbastanza, è una ricostruzione ipotetica proposta da Piazza Basso, che però fa vedere cosa era questa villa. C'era a sinistra la parte padronale che si sviluppava al centro intorno a due cortile, poi c'era le terme, private naturalmente, e a destra la parte produttiva, la parte cosiddetta rustica. Quindi una villa che ha tutte le caratteristiche delle, riuscite a vedere, che ha tutte le caratteristiche delle griglie nel suo sotto abbiamo visto prima. Completamente sulla spiaggia, sul mare, su una vista meravigliosa, come vedete, e molto protetta, perché chiunque abbia minimo sicurezza con poco fonte sa bene che qua il maestrale arriva alla terra e invece sui eventi illuminanti non arriva direttamente perché è dentro un'insenatura. Quindi è una villa protetta ed è importante perché, anche se non è certo, probabilmente anche questa villa, oltre a, naturalmente all'imbarcadero, aveva anche una pescheria. Aveva anche una pescheria. Non si sa con certezza, sono stati fatti decisamente da qualche mio collega che però mi ha detto che non è sicurissimo, però è del tutto possibile che ci fosse anche una pescheria. Come mai una villa qua? Intanto, un primo elemento, ad un certo punto, sotto stile di vita romano, italico, dei grandi risultati romani, viene esportato nelle prime. Cioè, prima, secondo secolo, così, il secondo secolo intero, tutto il Mediterraneo è costellato di griglie marittime, molto belle, la Spagna, l'Africa, la Grecia, eccetera. Quindi diventa un fenomeno, man mano che procede la romanizzazione, la fusione dello stile di vita romano, evidentemente procede anche la fusione di questo modo di vivere, di questo modo di costruire. La Sardegna è una regione falsamente urbanizzata per tutta la Repubblica. I romani non hanno mai concesso la cittadinanza romana se non a tutti gli gruppi individualmente prima di Cesare e di Augusto. Poi con Cesare e Augusto Cagliari diventa la città di Cesare Romani e viene fondata la colonia di Cesare di Roma, che è di Porto Torre. Non c'era un porto importante nel nord della Sardegna prima di Porto Torre, che è stata fondata o da Cesare o da Augusto, non lo sappiamo bene, perché già mi chiamavano Giulio, la colonia si chiama Giulia e quindi può essere Giulio. Perché è importante la colonia? La colonia è un insegnamento di cittadini romani che ricevono accrescimenti di terra proporzionali rispetto al loro stato sociale. E quindi si crea subito una gerarchia, e se non è sociale si diventa gerarchia politica. Per far questo, ovviamente, bisogna acquisire vaste porzioni di territorio
qualche disagio, quello che rimane di nuovo in continuazione, e fare le soluzioni di sede, che diventano le sue cartelline, eccetera. Così pensate che la zona intorno al protocollo, si chiama domanda, capite l'intensità della romanizzazione, cioè l'importanza che la colonia ha assunto per il territorio. La attenzione per giorno era molto basso, arrivava verso le mie risorse, prendeva parte della lingua, era quello di capire i rari, era una zona, come sapete, di buona agricoltura, quindi evidentemente c'è stata una certa prosperità che è legata in quadro di generazione ha interessato questo territorio. A Ostia, a piazzare le decorazioni, c'è un ufficio dei magistrali esposizioni, cioè degli armatori di portatori che trasportavano le casacche della provincia a Ostia. Però, tutto questo non c'era ancora per questo cammino, perché da, diciamo, l'amministrazione municipale, e non me ne voglio il sindaco, i consiglieri comunali non potevano permettersi una villa così, non è una villa alla portata di un abitante della colonia di Porto Torre. Questa è una villa enormemente fisica, enormemente importante. Ovviamente è legata alla esistenza di Porto Torre, che comunque non avrebbe nessun senso, è una villa costruita da qualcuno che probabilmente non era neanche sardo. Perché dico questo? Perché noi non conosciamo importanti personaggi sardi che in questa epoca, in questi due secoli, hanno rivestito funzioni molto importanti come il Vescovato o altro. Sono in qualche modo la Sardegna, sapendo le tratte di questa tardiva urbanizzazione, è una provincia che rimane in qualche modo attaccata. In Spagna, nella serie di senatori romani, c'è un italiano, italiano, nella metà al governo dell'impero, molte generazioni prima che qualcuno diventasse importante dalla Grecia o dall'Africa. Quindi. E questo fenomeno non lo conosciamo in termini, però quello che fa impressione è la qualità della vita, perché adesso gli metteranno, questo è sono i linee ho tempo perché ripetono in qualche modo la situazione della villa di Sant'Ignazio, sono vicino a mare, questa è l'isola d'Elba a Porto Ferraio e l'altra è l'isola di Giannetti, delle proprietà dei Bonici che ne avevano i 5-6 di queste ville, gli antenati di Nerone, andiamo avanti, e che fa, c'è di nuovo Sant'Ignazio, andiamo avanti, taglio in mosaico, i frutti, e questi marmi erano i marmi che rivestivano alcune le stanze più importanti della villa, le pareti della villa, che erano utilizzati anche per i mosaici. Questi marmi venivano, sono arrivati da 4 anni nel Mediterraneo, ci sono almeno 7-8 provenienze diverse, di case diverse, dall'Asia Minore, dalla Grecia, dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Casale, Rumi, cioè, chi ha costruito questa villa ha fatto venire questi marmi praticamente da 4 anni nel Mediterraneo. E ha costruito questa villa con una straordinaria raffinatezza di gusto, fatta la ricostruzione che è stata fatta molto bella di una ipotetica stanza
al secondo piano, che c'è la parte della villa e la due piani, c'è la Museo Archeologico di Alghero, che mostra come dovrebbe essere, che vengono anche i soffitti e un soffitto a cassettone che regge queste specie di lampadari che sono a loro volta intrasformati di pietre che riprendono il disegno del mosaico sette. Questo mi fa capire, per il primo in altra cosa, quanto questa villa fosse una villa che non poteva non essere interpretata di un grande aristocratico o di un grande uomo di governo, il senatore o qualcosa del genere, anche perché i marmi, le fave di marmo pregiato, erano di proprietà dell'imperatore e venivano utilizzati principalmente da lui, ma venivano anche dei mucchi, ma non è fino a basta metà per comprare un pezzo di marmo. Per arrivare ad avere quei marmi bisognava quantomeno essere gente che praticava il governo, praticava la ricerca romana, perché sono cose estremamente rare, preziose e costosissime. Allora, questa, l'impianto di questa linea, quindi è l'impianto che in qualche modo riprende quello che i passi che sono stati detti hanno mostrato, ma in realtà rimane il problema del perché lì seguire anche una qualche, come dire, valore economico in questa vita, perché c'è anche una parte rustica, una parte quindi destinata a altri gruppi del campo. Questa è una cosa difficilissima da capire, perché io non credo che non sono in grado di fare il punto in tasca degli antichi. Mi sono dato abbastanza elementi per capire esattamente come funzionate le economie. Che a mia idea, avendo io una casa a mare che mi porta a fare il fondo della Romania, l'idea che questa cosa tendesse qualcosa è nel dubbio, nel senso che mantenere una casa come quella costruita con questa ricchezza di materiali implicava intanto un personale enorme, che era fatto decine e decine di schiavi, e che riponeva anche la vicinanza al mercato. Allora, il mercato si dice nella protocollo, ma il controllo del mercato modesto. È possibile che da qua portasse il grano, per esempio, a protocollo, e magistrare il protocollo lo portassero a Roma, quanto essere il tessere del vino che vendeva più di grano. Non so se potessero portare qualche salva più lontano da qui, la salva erano molto significativa, ma l'idea che mi sono fatto è che questa villa, come tante altre, è una villa costruita per il piacere di stare lì, per la posizione, se non lo si chiede. Posizione bellissima, rotetta, ma vista meravigliosa sul mare, è uno dei tipi delle tipologie delle linee bellissime romane. Poteva servire come residenza portuaria di qualche personaggio che aveva la stessa parte delle grandi proprietà. Queste grandi proprietà normalmente venivano date in concessione dall'imperatore, perché tutti i territori provinciali erano di proprietà demaniale, quindi potevano anche affittarlo, e poteva essere utilizzato o dividendo in fattorie e dando in affitto, o facendolo proprietario direttamente da centinaia di persone. È anche possibile che una grande parte della produzione andasse come nelle grandi linee imperiale per l'altro consumo, cioè per il mantenimento stesso di una struttura che lo rega alimentare. Questo è, diciamo, quello che noi oggi possiamo dire. Ci sono due altre linee di Sardegna che sono state rilevate, ma le sono tutte, ma se ne fanno l'estensione, una a Capo Sarto e una a Capo Sant'Emilio,
Antonio vive malissimo, la differenza è che io sono di contesti fortemente urbanizzati. Cagliari è una città molto importante, è la città dell'isola, e la zona dell'Istamento di Cagliari è una zona più urbanizzata, perché è una zona di accesso molto facile per questi eventi. Dicevo prima, possibile si fosse anche un arrivamento di tutti. Questo, come ho detto sul sito, è una delle cose più curiose, perché l'arrivamento di questi voleva rendere qualche cosa, però ha finito proprio rappresentare che anch'esso non sta più simile, che molta gente arrivava a questi con i loro, diciamo, magari, cavalli o cani, che la bellezza di tenere cavalli e cani, che io ho detto che sia un uomo di età di italiana, semplicemente per ripetere il corno che si porta. E addirittura i romani erano talmente interessati alla cultura dei pesci che addirittura c'era uno chiamato il figlio di Elena, un altro che si chiamava Sergio Erasta, perché era la moglie di Erasta, che era andato questi nomi qua. Quindi non è che non mi piacesse considerare queste lingue, il problema è che si possano dire qua, che quanto uno possa negare questo, forse che si possono piacere, sarebbe stato quasi impossibile come pensare, perché i romani conoscevano le tecniche di trasporto di questo lingue, che è esattamente quello che veniva usato dalla bottiere, che io conosco come ragazzo a Cintino, che controllavano nel posto vecchio con la sfida alla gatta che portava gli aeroporti su Francia, Marsiglia, eccetera. I romani avevano la stessa tecnica, hanno costruito maggi che potevano essere allagati nella sfida, potevano controllare questo. Ma insomma, il testo poteva andare a Porto Corri, essere comprato appunto da qualche benestante di Porto Corri, ma non poteva sempre raggiungere il porto di Ostia, sarebbero morti tutti. Quindi anche questo è un altro aspetto molto curioso. In conclusione, quello che vorrei che rimanesse nella creata di stazione di studio che ho fatto proprio il professore, ma qualche professore ma più redatta, è che noi siamo di fronte ad un oggetto di grandissima qualità, che purtroppo non è l'ultimo interamente visibile, visitabile e neanche del tutto comprensibile, ma che io mi auguro che possa essere veramente uno sforzo che è stato aiutato, comune, eccetera, e la superintendenza, che possa essere veramente aperto come evidentemente al pubblico, abbatto ancora, e può diventare uno dei luoghi più degni di questo angolo di terra che non è certamente brutto. Una bella domanda, non vorrei improvvisare troppo, ma mi pare che oggi sia chiaro quanto possa essere importante che queste testimonianze, insomma, della storia di questo territorio possano essere portate a conoscenza di tutti, portate all'attenzione, arricchire un'offerta culturale già ricca, insomma, come parco assieme al comune, assieme alla fondazione. Stiamo facendo
una serie di iniziative importanti per valorizzare questo territorio, per valorizzare tutti gli aspetti di questo territorio, non solo una natura bellissima e incontaminata che stiamo tutelando, salvaguardando, ma anche le testimonianze di una storia plurimillenaria che oggi, col racconto del professor Clemente, abbiamo avuto ancora la riprova di quanto tutto questo possa essere importante. L'ultima sua riflessione, insomma, che questa iniziativa possa essere lo spunto per dare continuità alla possibile funzione di un sito come questo, credo che vada raccolto dalle istituzioni. Più di me sarà il sindaco a raccogliere questa sfida, perché già oggi organizzare in queste condizioni una situazione ancora delicata per aspetti ovvi di sicurezza, di piano della funzione, di possibilità di mettere a norma tutta una serie di cose. Abbiamo voluto anche un po' sfidare, abbiamo voluto anche un po' cercare di farla questa cosa per dimostrare quanto può essere importante recuperare, restituire la funzione questo sito. Quindi certamente il Consiglio Direttivo del Parco ha accettato la proposta che ci è arrivata dal consigliere, da Gigi Piccone, che è stato veramente l'animatrice di questa bellissima iniziativa di stasera. Quindi l'abbiamo accettata, il Consiglio Direttivo del Parco ha deliberato, si è prodigato perché tutto questo si potesse fare, però non vogliamo che sia un esempio una volta e basta, vorremmo proprio dare continuità a questa iniziativa. Una riflessione che abbiamo già avviato il sindaco con l'assessore alla cultura, stiamo cercando di capire come anche in una fase transitoria possa essere il parco a prendere questo testimone, per poi una volta riorganizzata, sistemato il sistema museale della città, il complesso sistema museale che fa capo alla fondazione, poi ci possa essere una riflessione successiva. Però in attesa di questa riorganizzazione il parco si è candidato a poterlo fare, a poterlo svolgere questo ruolo di restituire, di dare il sito, di consentire che il sito possa essere finito. Voglio ricordare che sarebbe un sistema articolato, perché ormai Casa Gioiosa è di per sé un attrattore turistico-culturale, qui a pochi passi abbiamo il compendio naturale delle prigionette, e quindi sarebbe, insomma, sarebbe la chiusura di un cerchio, che tra l'altro insiste anche sull'attività, lo voglio ricordare, importante, che svolge la cooperativa Esploro Alghero, che non solo ci aiuta molto nell'attività di gestione, ma ha un ruolo centrale su Casa Gioiosa, sulle prigionette, quindi potrebbe essere un valido e qualificato gestore anche transitorio di questa azienda. Quindi le condizioni ci sono tutte, il parco è a disposizione, credo il consiglio direttivo altrettanto, e quindi speriamo di poter farla questa cosa insieme. Allora, il parco è a disposizione, con la sovrintendenza c'è un rapporto bellissimo, splendido, che abbiamo consolidato quest'anno anche con il giro per l'archeologia, con una serie di incontri, riusciti, nel senso che c'è stata sempre tanta partecipazione. La scoperta, così come abbiamo fatto oggi, del nostro territorio, grazie costantemente. L'anno fatto anche a Palmavera, non solo per la bellissima lezione, per il bellissimo incontro, ma da lì poi sono nati nel rapporto con la sovrintendenza i lavori, gli scavi, la terza torre che è stata scoperta, il parcheggio, sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio, per mettere in sicurezza anche il parcheggio del complesso di Palmavera. E oggi siamo qui, io credo anche per prendere qualche impegno, no? Nel senso che c'è questa affidamento per quanto provvisorio, che dobbiamo rendere definitivo verso il parco di Porto Conte, la sovrintendenza che lavora in maniera continua e che vuole certamente valorizzare insieme a noi questo sito. E quindi l'impegno è quello di aprirlo, cioè di renderlo permanentemente visitabile con tutti gli accorgimenti naturalmente che occorrono per farlo nel migliore dei modi,
per farlo in sicurezza, ma soprattutto per dare la possibilità di visitarlo e di avere anche una visita guidata. Mi sembra che l'impegno che possiamo prendere sarà poi l'impegno che prenderemo a tre, perché sono questi tre soggetti che ho detto, e anche con la fila, noi abbiamo questo rettore vero che saranno poi questioni che riguardano più la gestione specifica da parte del Parco di Portaconte. Però a me sembra che davvero abbiamo un patrimonio in questo territorio che è tutto da scoprire, da valorizzare e anche da rendere economicamente, credo, no? per lo sviluppo del territorio un valore. E mi pare che ciò che è stato fatto con un titano ideale, che è certamente da professionale, no? Che vede il museo archeologico, che abbiamo visto una foto della villa all'interno del museo archeologico, il museo del Corallo, che avrà anche un restyling, abbiamo parlato anche stamattina di una apposita, il museo diocesano, e poi le sale museali di Casa Gioiosa, anche con le novità che abbiamo introdotto quest'anno. Una bellissima mostra permanente che rimarrà fino a Pasqua, con la mostra dei Muraggi, che è qualche, che come sembrano elementi importanti per dire che questa città, questo territorio non solo offre un panorama importante, un paesaggio importante, ma anche elementi di storia e di cultura che possono essere valorizzati anche in quelle città. Mi sembra che anche la vostra presenza stasera, è la prima volta per quest'anno che partecipo al festival, mi sembra anche questo un richiamo culturale importantissimo per la nostra città, è diventato un elemento centrale nella programmazione della stagione turistica, della stagione turistica estiva, per non solo per la Riviera del Corallo. Avremo tanti altri momenti importanti, oggi, domani, anche per esempio di Paolo Mieli, mi sembra un festival che acquisisce per la città, per il territorio, un valore che rende non soltanto Milanotto protagonista, lo è già, ma credo tutta la città coinvolta con varie espressioni per testimoniare che crediamo nella cultura, crediamo in una città che legge. Abbiamo avuto questo titolo quest'anno, una città che legge. Credo che sia uno stimolo per dire che insomma, avere più cultura non è soltanto qualcosa che dobbiamo trasmettere, ma fa bene a noi, ci fa crescere, e ci rende insomma anche protagonisti della nostra storia. Quindi grazie per questo tempo. Per l'incontro con Giovanni Cancello, che presenta il suo nuovo libro dedicato alla storia dei dolci nella Sardegna e nel Mediterraneo, e poi alle 22 con Paolo Mieli e Ivan Canu, che presenteranno la storia del comunismo in 50 anni. Grazie a tutti e buonasera.